siamo con Maurizio Cavezzaglia, amministratore delegato di Equipe International, la società che per il sesto anno organizza Exans, la fiera della profumeria d'autore. Dunque, noi siamo la sesta edizione di Exans, che è l'unica fiera al mondo che si occupa di, di profumi d'autore o d'artista, dedicati soprattutto ai brand, cioè ai marchi proprietari di questo tipo di attività. Noi siamo la sesta edizione, siamo la Triennale di Milano e quest'anno abbiamo tantissime novità. Innanzitutto la location che è cambiata, abbiamo 1700 metri quadrati di esposizione, l'unica in Europa di queste dimensioni, come dal punto di vista anche dell'organizzazione delle attività annesse, e soprattutto abbiamo una serie di idee nuove di presentare i prodotti per il mercato del B2B, ovvero dei professionisti. Noi crediamo moltissimo che il prodotto, che è la profumeria d'artista o d'autore, sia un prodotto veramente di design e artistico, non solamente un prodotto commerciale. Per questo motivo la Triennale ci ha dato anche la possibilità di esporre i nostri prodotti in questo, diciamo, mausoleo, in questo grandissimo museo dedicato al design italiano. Per la sesta edizione Exans sceglie l'Oriente come fil rouge che unisce un po' tutti gli espositori, dalla più vicina Grecia alle più lontane terre d'Oriente. Come è nata questa idea? Come l'avete sviluppata? Guarda, questa idea nasce dalla nostra vicinanza sia al mondo dell'Arabia, dove alcuni espositori nostri sono proprio arabi, fino ad arrivare al veramente lontano Giappone, perché la nostra attività prevede la presenza di 135 marchi provenienti da quasi tutto il mondo, tutti i continenti sono diciamo rappresentati, e devo dire la verità che ultimamente i paesi orientali sono veramente presenti in maniera massiva, soprattutto i paesi arabi e i paesi dell'estremo oriente sono venuti a Exans con l'idea di far sentire le loro fragranze, che sono molto innovative e nello stesso tempo molto tradizionali. Per cui noi crediamo che il futuro della profumeria d'autore sia questa miscellanea, questa immagine cosmopolita che noi stiamo cercando di dare, e quindi non solamente una fiera europea ma una fiera del mondo. Credo che oltre alla Triennale, che chiaramente sono i nostri ospiti, perché noi in realtà siamo veramente orgogliosi di essere in questo grandissimo museo italiano, ma crediamo che bisogna ringraziare anche la Regione Lombardia e il Comune di Milano, che ci ha dato questa possibilità di rappresentare l'Italia come organizzazione a un evento che nessun altro paese è riuscito mai a organizzare. Noi abbiamo fondamentalmente varie novità anche dal punto di vista organizzativo, per cui avremo una diretta streaming grazie alla partnership che abbiamo fatto con voi di Fashion Channel, per cui ci permetterà di andare in tutto il mondo in maniera diretta. Avremo tantissimi convegni, oltre 40 convegni dedicati a tutte le forme di profumeria artistica che sono presenti adesso nel nostro continente e anche negli altri paesi del mondo, e soprattutto avremo anche la possibilità di presentare e di portare avanti i nostri contest dedicati ai giovani, sia dal punto di vista delle fragranze. Quest'anno noi avremo il profumo di Exans. Abbiamo iniziato l'anno scorso un percorso che quest'anno vedrà la sua maturità, soprattutto nella presentazione di alcuni finalisti che presenteranno le loro essenze, giovani nasi, così si dice nel nostro gergo, che presenteranno le loro fragranze a un titolatissimo comitato di esperti. Poi avremo anche un altro contest dedicato invece al packaging, cioè a quello che è l'immagine esterna del profumo, che è molto importante per il nostro settore. Quindi chi viene a Exans viene a vedere un nuovo sistema di promozione del profumo, innovativo ma nello stesso tempo tradizionale e di classe. Vengono da tutto il mondo ma sono ospitati qua in Italia, nella nostra Milano, e il fatto che Exans abbia dato spazio ai giovani ricorda un po' quello che ha fatto anche Camera della Moda con i nostri stilisti, dare spazio ai giovani emergenti. Questo è un valore dell'Italia, un forte valore che il nostro paese ancora riconosce, d'accordo con me? Sì, assolutamente. Milano è un centro di un laboratorio di design che comunque ogni giorno matura delle nuove idee. Come succede per la moda, quest'anno noi avremo la settimana dei profumi, ovvero attraverso la nostra manifestazione dal 20 al 25 di marzo tutta la città respirerà profumi.
avremo molti eventi fuori salone, ci saranno delle performance addirittura nelle strade, e comunque la città vivrà questo mondo della profumeria, perché è un mondo dell'eccellenza, ma nessuno sa che, diciamo, più del 50% dell'attività del settore della profumeria d'autore è prodotta e, diciamo, ideata in Italia, e questo è molto importante. Tutti pensano che sia la Francia, in realtà la Francia sicuramente è un grande player, ma l'Italia comunque sicuramente è leader. Sappiamo che la moda è una delle voci più importanti nell'economia italiana, e quindi anche la profumeria, tu ci dici oggi, Maurizio? Sì, la profumeria fa parte ovviamente di tutto il settore del beauty, che ogni anno produce nuovi utili e incrementi. Quest'anno so che l'aumento è stato nel 2013 del 5%, ma in particolar modo la profumeria d'autore è aumentata del 15% del fatturato mondo. Quindi vuol dire che noi abbiamo un buonissimo momento per questo settore, che sicuramente si esprimerà in un successo. Teniamo presente che noi attualmente abbiamo oltre 60 brand in attesa, in una, diciamo, lista di attesa che purtroppo non potremo soddisfare. Abbiamo cercato di aumentare la dimensione della nostra fiera, ma dato che abbiamo un comitato molto particolare con esperti provenienti da tutto il mondo, abbiamo dovuto limitare a 135 i marchi presenti. Grazie a Maurizio Cavezzali, amministratore delegato di Equipe International, e ci vediamo domani nel taglio del nastro per l'inaugurazione della fiera. Grazie mille, arrivederci anche a voi.